Per la nostra inchiesta a Milano da rifare, oggi siamo in via Boncompagni, angolo via Gaggio, a pochissimi passi dalla fermata M3 Porto di Mare. Quello che vedete è un parcheggio, un autosilo sinterrato di tre piani, abbandonato dal 1990. Questo parcheggio, costruito appunto negli anni 90, grazie anche alla legge speciale 65-87, creata ad hoc proprio per quell'occasione così importante, non è mai stato inaugurato. I suoi 108 posti a rotazione e all'interno dei suoi tre piani interrati è sempre rimasto chiuso, abbandonato. Anche il giardino superficiale, lo vedete, è completamente abbandonato, distrutto ovviamente dall'incuria e dal tempo. Vedete che ci sono tutti i lampioni abbattuti, non ce n'è uno che è rimasto in piedi, sono sei e sono tutti e sei abbattuti per terra. Qui c'è anche l'ascensore, tentiamo di vedere se per caso funziona. Ovviamente non dà nessun segno di vita. Questo è uno degli ingressi, insomma, quelli che dovrebbero portare ai tre piani interrati. Adesso andiamo a vedere in che condizioni è. Ecco, adesso noi proviamo a scendere, a vedere. Ecco, l'odore che si sente non è esattamente dei migliori, anzi, tutto al contrario. Ci sono resti di... ci sono anche delle siringhe, delle scarpe. Insomma, la situazione è veramente... brutta. Risaliamo e adesso andiamo a vedere se riusciamo ad accedere ai piani interrati del parcheggio. Adesso vi facciamo vedere che come si fa ad accedere al parcheggio. In realtà vedete c'è una catena che però non è un grande problema da attraversare. Adesso proviamo, facciamo così, ecco qua, siamo passati, adesso scendiamo. Ecco, questo è l'ingresso, vedete? Qui è c'è la rampa dove dovrebbero scendere le macchine. Qui c'è uno degli ingressi delle auto che ovviamente è sbarrato, chiuso. Intanto noi siamo usciti dal parcheggio, stiamo risalendo la rampa. Come vedete, entrare e uscire dal parcheggio è molto facile, con tutti i problemi che ne conseguono. Come se non fosse sufficiente la beffa di questo parcheggio da 103 posti completamente abbandonato dagli anni 90, la cosa meravigliosa è che a pochissimi passi da qui, siamo in via Boncompagni, adesso ci andiamo, stanno costruendo un altro parcheggio. Abbiamo percorso poco più di 200 metri, siamo sempre in via Boncompagni e quelli che vedete adesso sono i cartelli dei lavori per l'altro parcheggio. Un altro parcheggio interrato, costruito dalla cooperativa La Torrazza. Tre piani, 95 box singoli e 48 doppi per un totale di 143 posti. Qui c'è il cartello che spiega che cosa sta succedendo qui in Avezzana, i lavori, la data inizio, la data di fine e il rendering di come dovrebbe venire questo prossimo parcheggio con i giardini e i giochi per i bambini. Lo stesso giardino che teoricamente ci sarebbe anche sopra il parcheggio abbandonato di via Gaggia. La domanda che vi poniamo e che ci poniamo anche noi, anche se non siamo esperti di parcheggi e di edilizia, è: forse non era il caso di sistemare prima il parcheggio di via Gaggio abbandonato da 20 anni con 108 posti auto prima di mettersi a scavare e costruire un altro parcheggio con altrettanti posti?